Se il welfare è ciò che regola istituzionalmente il modo di vivere delle persone, il piano sociale è uno strumento paragonabile ad un vero e proprio piano regolatore per programmare i servizi offerti ai cittadini in campo sociale. L'aggiornamento della terza annualità relativa al triennio 2010-2012 del piano sociale del Comune di Napoli è stata l'occasione per riorganizzare la governance, cercando una strada anzitutto nel metodo, valorizzando le indicazioni di tutti i soggetti coinvolti, dalle municipalità ai sindacati, dagli ordini professionali agli operatori e dalle organizzazioni del terzo settore. Ci sono state tante riunioni di commissione, diverse innovazioni, quali il contrasto alla povertà, diverso modo di spendere i soldi per la diversità, per gli anziani, quindi c'è stata una condivisione di diverse problematiche, c'è stato un impegno massivo del sindaco per far sì che le politiche sociali non siano state toccate. Oltre il 57% dei fondi per il 2012 proviene da risorse proprie del Comune di Napoli e contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni e dal quadro nazionale attuale, che prevede tagli fino all'87%, la spesa del Comune per i servizi sociali aumenta da 70 ad oltre 90 milioni, interessate non solo aree a povertà, minori, disabili ed anziani, ma anche familiari ed utenti, per una spesa che incide sulla vita dell'intera città. Potenziamo una serie di attività, soprattutto servizi domiciliari per anziani e disabili, riorganizziamo i centri di servizi sociali che possono finalmente contare su un numero significativo di assistenti sociali, circa 350, questo ci dà la possibilità di disporre di una capacità di risposta mai avuta in passato. Intercettiamo e recuperiamo finanziamenti e risorse ministeriali della stessa Regione Campania, della Comunità Europea. Soprattutto per la prima volta coordiniamo le risorse che noi siamo capaci di mobilitare con le risorse che i centri per i servizi per il volontariato sono capaci di impegnare e molte altre risorse di soggetti privati. Esattamente quello che occorreva fare, vale a dire mobilitare la comunità, perché la comunità deve essere responsabilizzata e si deve attrezzare per fornire risposte sociali alle persone più in difficoltà.